No, si dimostrano. Perché non le ho dimostrate? Non perché non si possa fare, ma perché sarebbe molto lungo e noioso farlo. Perché io dovrei dare, se ci fate caso non l'ho data la definizione esatta di somma o di moltiplicazione, ho detto si fa come avete imparato all'elementare, perché se la volessi dare in maniera precisa e rigorosa dovrei definire cos'è la somma più 1, vabbè, è il successore, quello sarebbe facile. Poi per induzione dovrei definire cosa significa m più n e dovrei fare tutta una serie di lunghe e noiose dimostrazioni per vedere che escono fuori quelle proprietà. Però insomma, siccome vi sono qui, mi sento abbastanza fiducioso del fatto che vi siano state inculcate a botta di esercizi diciamo in lunghi anni di elementari e medie e superiori, e quindi poi se ci avete problemi anche a fare le somme e le moltiplicazioni probabilmente non è il corso universitario che fa per voi. Però quello che voglio dire è appunto lì non sono assiomi, sono proprietà che si dimostrano, va bene? Adesso, come abbiamo fatto per gli interi, qual era il trucco? Per passare da n agli interi il trucco era usare una relazione di equivalenza che non nominasse esplicitamente la sottrazione. Se ci fate caso, pur avendo la sottrazione nei numeri naturali solo in certi casi, noi abbiamo definito quella relazione di equivalenza soltanto usando la somma, e quelli che sono venuti fuori sono i numeri interi, e poi dopo abbiamo messo l'opposto e quindi abbiamo potuto fare la somma con l'opposto. La stessa cosa vogliamo fare con i numeri per introdurre le frazioni. Diciamo che voi le frazioni le conoscete già e le scrivete di su Q, ok? Allora, nella vostra mente, quando io scrivo P, Q, dovreste pensare a P su Q. Questo P, Q, dove lo prendo? Cioè, quando voi fate una frazione P su Q, dove li piglio, numeratore e denominatore? Z cartesiano, sono due elementi, e il denominatore dove lo piglio? Prendiamo in n, potrei anche fare z meno 0, cioè il denominatore importante è che non ci metto lo 0, ma a questo punto il segno non è inutile mettere tutte e due le parti, se conosciamo le regole dei segni possiamo anche metterlo solo al numero. Siccome stavolta ci viene comodo n, perché noi abbiamo fatto partire n da 1 e quindi non dobbiamo scrivere n meno 0, quindi io ho questo insieme qua. Su questo insieme qua voglio introdurre una relazione di equivalenza. Secondo voi quale sarà la relazione di equivalenza? Cioè P' su Q', cioè P' Q', scusate, sarà equivalente a P' Q'. Se e solo se per definizione, quando? Non potete nominare la divisione, ma potete nominare, questi sono numeri naturali o interi, sono in ogni caso numeri interi che potete fare la moltiplicazione. E quindi quale sarà la condizione? Allora, P' Q' uguale P'. Cioè l'idea nella nostra testa è che dobbiamo avere questa uguaglianza. Allora, portate questo di qua, questo di là. Cioè sarebbe moltiplicare il tutto per Q' Q'. Però è semplificare, però questo in realtà viene dopo, perché adesso noi le divisioni, semplificazioni eccetera, non le sappiamo ancora fare. Allora, anche questa è facile dimostrarlo, ve lo lascio per esercizio, che sia una relazione di equivalenza. Andiamo a vedere degli esempi di coppie equivalenti. Per esempio, se ho 3,7, questa sarà, mettiamo, equivalente
12 virgola. Un'altra che è uguale a questa? 9, 21, 6, 14. Adesso provate a fare i prodotti in croce. 3 per 28, 84, 7 per 12, 84. 28 per 9, 252. 21 per 12, 252. 21 per 6, 126. 9 per 14, 126. Come vedete, sono tutte quante equivalenti. Io però lo dovrei verificare. Per esempio, prima non l'abbiamo fatto. Verifichiamo la proprietà transitiva. Allora, io so che i primi, diciamo, qua usiamo PQ è equivalente a P' Q'. Poi so che P' Q' è equivalente a P secondo Q'. Allora io voglio fare PQ, voglio dimostrare. Quindi questo è equivalente a questo, questo è equivalente a questo, voglio dimostrare che questo è equivalente a questo. Allora devo andare a fare P Q secondo. Io cosa so? So che P Q primo è uguale a P primo Q. E so che P primo Q secondo è uguale a P secondo. Ok. Voglio dimostrare che questo è uguale a P secondo Q. Ok? Allora, moltiplichiamo, vediamo un po', se uno di questi è 0, se uno dei numeratori è 0, il denominatore non può essere 0, se uno delle prime componenti, per meglio dire, anche l'altro deve essere 0, perché questo perché da una parte mi viene 0, dall'altra mi viene un prodotto, questo elemento è diverso da 0, se anche questo elemento fosse diverso da 0, io ho dimenticato di dire che Z è anche quello che si chiama un dominio di integrità, anche quello si può dimostrare, cioè se il prodotto di due numeri diversi da 0 è diverso da 0. Quindi l'unico modo, se a sinistra viene 0 perché P è 0, l'unico modo è che P, anche P' sia 0. Ma poi se P' è 0 anche P' è 0, quindi possiamo fare il caso che P' e P secondo siano diversi da 0, perché se uno è, diciamo, uguale a 0, anche gli altri due devono essere uguali a 0. E in quel caso tutti i prodotti vengono 0 e quindi sono tutti equivalenti. Quindi possiamo supporre che P, P' e P secondo, P diverso da 0, P' diverso da 0, P secondo. Allora, ripeto, so questo e voglio dimostrare questo. Beh, questa è vera se e solo se è vera questa. Allora, P un secondo, qua moltiplico per P' primo per Q uguale P secondo per Q per P' primo per Q primo, perché ho moltiplicato per un elemento diverso da 0 e quindi questa uguaglianza vale se solo se
vale questa. Poi, scusate, pi primo per q, e qua devo mettere pi q primo. Allora, perché ho sfruttato questa uguaglianza qui. Adesso, sfruttiamo anche questa uguaglianza qui, quindi moltiplichiamo per p secondo q primo da questa parte, e qua moltiplichiamo per p primo q secondo. E rimangono, diciamo, uguaglianze equivalenti. A questo punto, guardate, qua avete pi primo pi secondo, q primo q secondo, pi primo pi secondo, q primo q secondo, e quindi l'ultima uguaglianza è vera. Quindi è vera quella di prima, quindi è vera questa. Quindi ci posso dare il punto di prima. Diciamo, voi non dovete fare matematica, quindi non è che proprio... Però insomma, vedere qualche dimostrazione anche di queste qua un po' più astratte ogni tanto non è che vi fa male. Ok, sono due righe, non è niente di complicato. Allora, chi è Q? Chi è Q? Q non è altro che Z cartesiano n modulo la relazione di equivalenza che abbiamo introdotto. Oh, attenzione, queste relazioni di equivalenza valgono in matematica, valgono molto meno nella vita reale. Da dove mi è venuta questa osservazione? Ve lo spiego perché così la capite meglio. Quando andremo a scrivere le frazioni, 3 sesti e un mezzo si incontrano spesso per indicare un mezzo, sia nel primo caso che nel secondo caso. A volte per qualche motivo si lascia 3 sesti, a volte si semplifica e si ricava un mezzo. Ok? Quindi siamo abituati all'idea che la scrittura 3 sesti e la scrittura un mezzo identificano la stessa cosa. Siamo meno abituati alla scrittura che 5 sia uguale, nessuno si sogna di scrivere 5, 7 meno 2, lo lascia indicato, lo fa e vede che fa 5. Tuttavia, proprio questo tipo di equivalenza, appunto, vale in matematica, ma nella vita pratica vale un po' meno, in questo senso. Parliamo di soldi. Allora, io posso avere 0, ho 0 crediti, 0 debiti, sto in pace, magari sono un poveraccio, ma posso avere 1 milione di euro di crediti e 1 milione di euro di debiti. Teoricamente ho 0, sto in una situazione perfettamente equivalente a quella di prima. Nella realtà non è proprio così, anzi, può essere una grossa opportunità se qualcuno è truffaldino, riesce a farsi pagare i crediti e a non pagare i debiti, di quei milioni di euro riesce, oppure a volte basta farsi pagare i crediti un po' prima e pagare i debiti un po' dopo, si può lucrare sull'interesse, si possono fare tante cose. Può essere anche una fonte di problema enorme, perché se io il debito lo devo pagare tra 3 giorni e il mio milione di euro sta bloccato in un investimento non liquido, io per renderlo liquido probabilmente mi prendono per la gola, col coltello alla gola, e mi costringono a vendere per molto meno, e quindi a quel punto la cosa non è equivalente a zero, finisco con un debito pure bello grosso, se non peggio. È chiaro? Quindi tutti gli schemi finanziari di tipo Ponzi, sapete cos'è un modello Ponzi? È un modello, noi in italiano lo chiamiamo catene di Sant'Antonio, questo catene di Sant'Antonio lo conoscete meglio. Comunque tutte le frodi finanziarie sono basate in genere
tutte no, ma una fetta consistente è basata su uno schema piramidale, modello Ponzi, in cui la gente per esempio si fa prestare soldi promettendo cose che non può mantenere, a un primo pool di persone, un primo insieme di persone le mantengono effettivamente e poi dopo un po' scappano con quello che è rimasto della cassa, con una buona parte della cassa e tutti gli altri. Quindi non hanno fatto altro che trasferire, che ne so, 3 milioni di euro, 1 milione l'hanno dato a un po' di persone per far vedere che la cosa funzionava e quindi ci sarà qualcuno di veramente beneficiato, però due se ne è pigliati due e se ne è fuggito con la cassa. Chiaro? Ok. Dal punto di vista matematico invece 0 o 1 milione meno 1 milione è sempre la stessa cosa. Qui è un po' più facile, nel senso che noi 3 settimi, 6 quattordicesimi siamo abituati a scrivere spesso le due cose l'una al posto dell'altra. Ecco, se ci va, insomma, stiamo a osservare bene, qui c'è un fattore comune che è 2, lo semplifichiamo. Se no spesso lasciamo anche scritto 6 quattordicesimi. È chiaro? Ora non ve li posso mettere come prima su delle semirette, perché io non posso, sì, posso scrivere tutte le frazioni e andare a vedere quelle che sono equivalenti, però non sarebbero più su semirette. Sì, perché c'è la proporzionalità, no? Quindi 3 settimi, adesso diciamo che facciamo una cosa più facile, facciamo un terzo. Un terzo, poi c'è 2 sesti, qua diciamo io dovrei fare tutte le semirette che partono dall'origine, però queste semirette non beccano dei punti a distanza fissa come prima. Questa semiretta qui becca il punto 1,3, poi becca il punto 2,6, insomma i segni sarebbero molto più complicati. Sono su delle semirette, ma qui in mezzo non ci compaiono altre coppie a coefficienti, poi ci compaiono quelle nel terzo quadrante, infatti il numeratore può essere anche negativo, a coordinate intere, cioè prima coordinata intera, seconda coordinata numero 9. Ok, quindi stavolta dovrei fare un fascio di rette per l'origine e dovrei andare a vedere tra tutte le rette per l'origine che hanno un coefficiente angolare, che anche lì sarà il numero razionale che stiamo identificando, sarà una frazione, dovrei andare a vedere questa retta, tutte le coppie a coordinate intere che becca, cioè sono tutte frazioni equivalenti. Quindi praticamente quel numero sarebbe il coefficiente angolare della retta, perché se tu hai la retta 1, 3, il coefficiente angolare è 3 in questo caso, è il reciproco del coefficiente angolare. Se indichiamo questo come numeratore e questo l'ordinata come denominatore, noi sarebbe un terzo, invece il coefficiente angolare ci viene 3. La retta di coefficiente angolare un terzo è quella che corrisponde al punto 3, 1, che è quella che per noi, siccome 3 sta al numeratore, corrisponde al numero 3. Però diciamo questo disegno insomma viene fatto molto più di rado perché è, insomma, meno dice di meno, insomma. Ok, però è una relazione di equivalenza, è una relazione di equivalenza, ci sono le classi di equivalenza, ci sono le classi di equivalenza, le classi di equivalenza le trattiamo ciascuna come se fosse un elemento, la chiamiamo frazione o numero razionale. Adesso, per quanto riguarda somma e prodotto, non cambia nulla, l'unica cosa che diciamo stavolta la somma e il prodotto le voglio definire, nel senso
Ecco, quando dico così non è propriamente corretto. Perché non è propriamente corretto? Perché a volte, dopo aver fatto una somma, si dovrà semplificare. Quindi, quello che noi stiamo dicendo è che, prendendo un rappresentante della classe di equivalenza, della prima frazione, della seconda frazione, facendo questa operazione si otterrà un rappresentante, cioè una delle tante frazioni che stanno nella stessa classe di equivalenza, che rappresenta la somma. Quindi, vedete, se però uno perdesse tempo a dire questo ogni volta, si sa che l'operazione si fa così e poi si eventualmente semplifica. Questo come si chiama? Comune. Vedete che insomma, alla fine è un insistente. Scusa, io che ne so se hanno fattori in comune, se questo è 6 e 8 qua c'è scritto 48, che non è il minimo comune multiplo. Chiaro? Però, a priori. E poi non è che se qua ci mettete per esempio, supponiamo che siano 6 e 4, qua ci mettete, oppure 6 e 5, ci mettete 30. Ma se invece di 30 ci metteste 60, cioè moltiplicaste tutto per, moltiplicaste tutto per 2, sarebbe valido ugualmente, non è che sarebbe un'altra cosa. Non ce lo metto perché è inutile, ma non è che diventerebbe falsa la cosa, Quindi se io voglio fare sommare due frazioni usando come denominatore sotto, se è 5, 30, o se voglio usare 60, sono libero di farlo. Ci possono essere dei casi rari in cui magari conviene, perché per come sono fatte le frazioni. Ok, per esempio se ho 6 e 5, perché posso usare 60? Perché 60 diviso 6 fa 10, è più facile, magari, nella mia mente può essere così. Ok, adesso se andiamo a esaminare quel discorso che facevamo stamattina, qua possiamo andare ad aggiungere, a rifare le stesse cose di prima usando somma e prodotto per quanto riguarda le frazioni, i numeri razionali. Ebbene, riotteniamo le stesse proprietà di prima, in più otteniamo anche la proprietà 8, l'analoga della 3. Qual è questa proprietà? Per ogni P appartenente a Q, attenzione, se scrivo P appartenente a Q non è più un numero intero, o chiamiamolo Q almeno, QP, allora non è più un numero intero. Là era un numero intero perché o naturale perché l'avevo dichiarato così. Qua è un numero razionale, quindi è già una frazione, però non mi metto a scrivere per dire frazione ogni volta P su Q. Dirò Q appartenente a Q, è già una frazione. Diverso da 0, esiste un elemento che indichiamo con 1 su Q, detto reciproco, a tale che Q per 1 su Q è uguale a 1 su Q per Q è uguale a 1. Scusate, quando devo definire anche la moltiplicazione, P' su Q' per P secondo su Q secondo, P' P secondo. Qui è ancora più evidente che diciamo, se scrivo semplicemente così, perché con le lettere non so a priori se posso semplificare o meno, ma nei casi concreti
se vi hanno insegnato bene le moltiplicazioni, voi prima semplificate questo con questo, questo con questo, supponendo di aver già semplificato il numeratore e il denominatore della, delle frazioni che avete da moltiplicare, e poi fate la, la moltiplicazione, perché così diciamo, i conti in generale sono più agili. Va bene, allora, oh, però qui P e Q erano, stavano in Z cartesiano N, e qua invece l'elemento sta nelle frazioni. Se invece la frazione la scrivessi come qua, P su Q, chi è reciproco? 1 fratto P su Q è semplicemente Q su P. Naturalmente in quel caso il numeratore deve essere diverso da 0, altrimenti il reciproco non lo posso fare. Infatti una frazione è diversa da 0 quando il numeratore è diverso da 0. Il denominatore già lo è. Quindi l'unica cosa che cambia è che guadagniamo i reciproci, guadagniamo l'esistenza del reciproco, degli elementi diversi, e quindi possiamo fare anche le divisioni senza rest. Ok? Vediamo un po' come piccolo esercizio, ricordate quel paradosso che c'era un arabo che muore, lascia, ha 17 cammelli e dice ai tre figli che questi 17 cammelli devono essere ripartiti la metà al primo figlio, un terzo al secondo figlio e un nono al terzo figlio. Ora, siccome 17 non è divisibile né per 2 né per 3 né per 9, sorgono i problemi, allora questi qui si litigano. Poi vanno dal saggio, che c'è sempre in tutte, e insomma questo ci mette il suo cammello e ne fa 18, poi la metà ne dà 9 al primo figlio, un terzo ne dà 6 al secondo figlio, rispettando la volontà del genitore, e poi ne dà un nono, cioè 2 al terzo figlio, 9 più 6 15 più 2 17, si riprende il suo cammello e se ne va. Perché funziona la cosa? Cosa ha fatto veramente? Vabbè, quello che ha fatto è inutile che... Cosa ha fatto cercando di spiegare? Spiegare ripetendo la stessa cosa, secondo me, non spiega. La voce è spiegare, no? Tu pieghi, se tu pieghi un fazzoletto, quello che c'è dentro viene nascosto. Lo spieghi, quello che c'è dentro... No, comunque già si poteva... Lui ha fatto un'operazione in realtà. Un mezzo più un terzo più un nono quanto fa? Anzi, prima ha fatto 17 mezzi più 17 terzi più 17 diciannovesimi. Quanto fa? Non fa uno. Quindi il problema era proprio questo. Che quello che allora lui non ha ripartito i cammelli. Se tu adesso prendi un mezzo e lo moltiplichi per 18 diciassettesimi, ti fa proprio 9 diciassettesimi, cioè 9 su 17. Fai la stessa cosa, un terzo per 18 diciassettesimi fa 6 diciassettesimi, e un nono per 18 17. Cioè lui ha fatto, vedete, queste percentuali, queste porzioni non fanno uno. Allora uno si suppone che diciamo, ecco, se il genitore che è morto avesse lasciato detto quello che avanza mandatelo alla fondazione benefica dal dettaglio, allora non si poteva fare. Però supponendo che il padre volesse ripartire l'intera diciamo eredità dei cammelli tra i figli, allora non ha fatto altro che rapportare questi numeri moltiplicati per un coefficiente in maniera tale da ottenere come somma l'unità,
scoprire che le frazioni a questo punto diventavano esattamente 9 su 17, 6 su 17, 2 su 17, e quindi il conto si poteva fare in maniera precisa senza tranciare nessun cammino. Va bene? Ok. Adesso, quindi, la situazione è questa. Oltretutto, qua, se volete, ci sta scritta la storia dei numeri, insomma, ci sono scritti 2000 anni di storia. Storia che non sempre si è sviluppata in maniera così come l'ho detta io. Il segno meno è stato introdotto relativamente tardi, anche lo zero è stato introdotto relativamente tardi, perché il concetto di dare e avere ci stava dall'antichità. Meglio dare una botta in testa a un altro che ricevere una botta in testa. Dove voleva arrivare? Quindi il problema è che se io voglio fare solo le quattro operazioni ho finito, cioè non ho bisogno di uscire da questi insiemi. Diciamo, c'era una mia compagna di liceo che quando è finito il liceo, già aveva fatto il liceo classico, quindi poi alla fine del liceo dice: io d'ora in poi voglio vedere solo addizione, sottrazione, moltiplicazione, già la divisione non la voglio vedere più. A suo buon diritto non aveva bisogno più di altro tipo di numeri. Però che cosa c'è? Qualche problema c'è? C'è questo problema qui, l'abbiamo già dimostrato. Che l'abbiamo già dimostrato, cioè una cosa che fa sorgere un problema. Allora, prendete un quadrato di lato 1. Questo quadrato ha le diagonali, quindi ha una diagonale. La diagonale ci sta. Quindi io posso prendere col compasso, prendere questa lunghezza e riportarla. Vabbè, insomma, quando troppo e quando poco. Insomma, riportarla sull'asse delle ascisse. Quindi questo segmento è lungo quanto questo, se avessi fatto il disegno. Quanto è lungo quel segmento? Una botta in testa, non te la toglie nessuno. Allora, questo segmento, se io, allora, chiamiamo L, beh, io so che L quadro per il teorema di Pitagora è uguale a 1 più 1, che fa 2. Il problema è che non esiste alcuna frazione che elevata al quadrato faccia 2, l'abbiamo dimostrato. Allora, qual è la risposta? Se io presumo che al mondo ci siano solo le frazioni, sto nei guai, perché comincio ad avere una specie di paradosso, cioè un numero che elevato al quadrato faccia 2 non c'è, se per numero intendo solo le frazioni, ma un segmento che la cui lunghezza elevato al quadrato fa 2 c'è. Allora quel segmento non è misurabile. Che lunghezza c'ha? Boh. Tuttora si dice, è, più precisamente, è incommensurabile, nel senso che è incommensurabile rispetto all'unità, cioè se questo è un intero, questo non può essere un numero razionale. Cioè, come si fa geometricamente, come si fa a costruire, avete fatto in mente questa cosa? Pure è importante. Come si fa a costruire un terzo? Io ho un segmento, lo voglio spaccare in tre. Come si fa? Con righello, ma il righello chi la fa?
è qua. Eh no, metà è facile. Eh no, un quarto, un mezzo puoi fare un quarto, un ottavo, ma non puoi fare un terzo. Non è così, non è per nulla difficile. Allora, sapete fare con, diciamo, tracciare gli angoli perpendicolari, si può fare facendo, diciamo, come quando dividi a metà, no? Fai, unisci e fai la mediana e quindi quella spacca a metà. Quindi, diciamo, puoi fare la perpendicolare, la perpendicolare e la parallela. Quindi, perpendicolare e parallele si possono fare con, soltanto usando righe e compasso. Una riga non numerata, intendo dire. Adesso io prendo un altro segmento, qualunque, poi prendo una certa apertura e compasso, a piacere mio, e la riporto tre volte. Questo si può fare, no? Riporto, poi riporto, poi riporto. I numeri naturali si possono costruire. Quando ho fatto questo, faccio la parallela. Facciamolo un po' più corto, questo così vengono un po' prima. Faccio questo, poi faccio la parallela a questo, poi faccio la parallela a questo. Per il teorema di Talete, questi sono uguali, anche questi sono uguali, la somma fa 1 e quindi ciascuno fa un terzo. E ho fatto un terzo. Se voglio fare un settimo faccio un settimo, se voglio fare un decimo faccio un decimo, quindi posso fare tutti i righelli, in teoria, tutti i righelli che mi pare, e anche poi in pratica, perché insomma alla fine ci sarà qualche metodo tecnologico per farlo. Poi una volta che è stato fatto il primo, ok, non è neanche facile fare la linea dritta, diciamo. Quindi chi ha fatto il primo righello, la prima linea dritta, ci sono dei metodi anche in meccanica per fare anche questo. Adesso, per capirci, se tu prendi una circonferenza di un certo raggio, la circonferenza di raggio alla metà, la fai girare qua dentro, se prendi un punto, questo qua non fa altro che descrivere una linea dritta, qua sopra, diciamo, descrive un diametro, si sposta un diametro. Quindi a volte per fare una linea dritta ci possono servire due circonferenze. Però questo non ha raggio alla metà, eh. Raggio alla metà significa più o meno così. Comunque, al di là di questo, i razionali sono facili da costruire anche geometricamente, però il problema è che geometricamente io ho costruito questo, che non è razionale. Allora, a questo punto la cosa si è ingagliata per parecchio tempo. Tanto è vero che questa cosa la sapevano i pitagorici, e la leggenda vuole che uno che l'ha andato a dire in giro l'hanno pigliato e l'hanno ammazzato, perché aveva tradito il segreto, e si sapeva, questo era destabilizzante, insomma, cadeva il cuore. No, vabbè, sto scherzando. Allora, la cosa su questo punto si è ingagliata per parecchio tempo. Quando è ritornata, come dire, di attualità, e allora è stata affrontata in maniera adeguata? Beh, con lo studio delle equazioni algebriche. Beh, questo è un caso particolare di un'equazione algebrica di secondo grado, L quadro meno 2 uguale a 0. E devo trovare le soluzioni, sono più o meno radice di 2. Però diciamo che il problema è, dal punto di vista algebrico, che se io voglio trovare le soluzioni di quell'equazione, oppure voglio trovare la lunghezza di quel segmento o altre cose di questo genere, non mi bastano i numeri razionali. Allora, adesso andiamo a fare i numeri reali, non so se diciamo qualcosa oggi, ma probabilmente li facciamo lunedì, perciò sto tirando un po' in lungo, perché poi il pomeriggio facciamo esercizi. Quando facciamo i numeri reali, quando avremo fatto i numeri reali, non cambierà quasi nulla, tranne una proprietà in più. Quella è
diciamo che qual è il problema? Immaginate che su questa retta ci siano solo numeri razionali. Allora il problema è che se io spacco questa retta, per esempio, prendo il quadrato di un lato 1, spacco la retta qua, siccome questa spaccatura non corrisponde a un numero razionale, io posso spaccare la retta, e supponiamo che sulla retta ci ho messo solo i numeri razionali, ho potuto spaccare la retta in un punto dove tutti i punti stanno di qua, tutti i punti stanno di là e non c'è un elemento di separazione in mezzo, razionale. E questa cosa in qualche modo a noi non ci sta bene. Cioè una, o comunque sarà la proprietà che distinguerà i razionali dai reali. Un altro modo di vederlo lo vedremo oggi pomeriggio con gli esercizi. Ma dal punto di vista algebrico, cioè dal punto di vista di somma e prodotto, cambierà nulla. Cambierà, quello che cambierebbe veramente sarebbe la definizione di somma e prodotto. Che significa radice di 2 più radice di 3? Solo per definire questa cosa così semplice, quando la faremo, ci dovremmo mettere una mezz'ora, perché dovremmo dire radice di 2 sarà identificata come una sezione del campo razionale, cioè tutti i razionali più piccoli e tutti i razionali più grandi. Allora, poi ci sta radice di 3, sono tutti i razionali più piccoli e tutti i razionali più grandi. Dovete fare tutte le somme dei razionali che stanno a sinistra di radice di 2 più tutte, con i razionali che stanno a sinistra di radice di 3, e quelli vanno a finire su una certa zona. Poi tutte le somme dei numeri più grandi di razionali più grandi di radice di 2 e quelli più grandi di radice di 3 e vanno a finire su un'altra zona. Quelle due zone sono separate, però sono contigue, sono, diciamo, non ci rimane la distanza, si può rendere molto piccola tra due elementi che stanno in una zona A e nella zona B. Allora a questo punto vorrà dire che in mezzo là ci sarà un solo elemento di separazione. Quale sarà questo elemento di separazione? Radica 2 più radica 3. Non è che possiamo fare questo ogni volta. Come lo fate voi radical 2 più radical 3? La vera risposta è che non lo fate. Se lo volete fare, lo dovete lasciare indicato. Se lo volete fare in maniera approssimata, come lo fate? Scrivete 10 cifre di radice di 2 e 10 cifre decimali di radice di 3, sommate e sapete che il risultato sarà buono. Sarà buono fino a che cifra? No, decima no. Perché l'errore si può propagare. Addirittura decima nona, nel senso che se la differenza rispetto al vero era minore di 10 alla meno 9 per uno, minore di 10 alla meno 9 per l'altro, la differenza sarà minore di 2 per 10 alla meno 9 per la somma. Perché le approssimazioni si andranno a sommare. Ma a volte un elemento che dell'ordine di 10 alla meno 9 può far scattare anche tre cifre di seguito, perché se erano 9, 9, 9, tu ti aggiungi 1 all'ultimo, quelli diventano 0, 0, 0 e poi cambia la quarta cifra. Insomma, se io ho 1.999 e ci sommo un millesimo, qua non cambia la terza cifra decimale, cambiano quattro cifre, cambia pure la cifra intera. E quindi noi dobbiamo dire, questo può diventare un problema. Quindi, come vedete, anche il discorso di poi come si fa una somma approssimata, eccetera, andrebbe fatto in maniera più precisa di come normalmente viene fatto. Però, tralasciando questo, la cosa vera qual è? È che noi, se vogliamo fare radice di 2 più radice di 3, intanto lo lasciamo scritto così. Ma se lo vogliamo fare anche con 100 cifre decimali giuste, lo posso fare, perché ne scrivo 101 e se poi vedo che ci stanno problemi di riporto ne scrivo 102 e se ci sono problemi ne scrivo 103, insomma ne scrivo un certo numero adeguato di cifre decimali di radical 2 e di radical 3, in maniera tale che quando le vado a scrivere, quando vado a fare la somma, sono sicuro che almeno le prime 100 cifre decimali di radical 2 più radical 3 sono giuste. A quel punto so che radical 2 più radical 3 è compreso tra un certo numero e poi basta aggiungere un 1 all'ultima cifra decimale, è compreso tra quei due numeri là, però non so dove sta esattamente, cioè dovete capire questo discorso qua. Io voglio identificare un punto,
a un punto è un concetto astratto. Allora, quando voi volete identificare questo punto, dire che sta in un lago o dire che sta in un intervallo di 3 cm è quasi la stessa cosa da un punto di vista teorico. Perché comunque anche in un intervallo di 3 cm ci sono infiniti punti in mezzo. Tuttavia, da un punto di vista pratico no. Identificare un punto sull'autostrada e dire che siamo al chilometro 88 e 300 è ben diverso, perché io vado c'è stato l'incidente al chilometro 88 e 300, vado là e trovo l'incidente, basta mi guardi intorno, ci sarà una traccia evidente dell'incidente. Quindi bisogna tenere sempre presente questo doppio binario teorico, matematico, e che poi per esempio, non è adeguato per come metafora della realtà in generale. Per esempio, un errore però grave da un punto di vista... Ah, c'è ancora 3 minuti. Un errore grave da un punto di vista matematico è chiamare la radice di 2 1.4. Non è 1.4, non è neanche 1.41, neanche 1.41.42. Ma dovremmo specificare tutte le sue cifre decimali. Per esempio, un'altra, l'ultima cosa, poi... Ah, aspettate, invece mi è venuta in mente una cosa importante che non ho detto, che tra l'altro magari non ci vogliono neanche 3 minuti, ma ce ne vogliono tipo 6, quindi non vi preoccupate che i 3 minuti che eventualmente sforo li recuperiamo dopo, che tanto sempre noi dobbiamo vederci. Io non ho detto, e anche lì da Zn, da ZQ cambia poco e da QR non cambierà niente per quanto riguarda questa qui. Che cos'è questa qui? Minore uguale, cioè sta a indicare che cosa? Una relazione d'ordine, l'abbiamo visto l'altra volta. Allora, questa relazione d'ordine che proprietà è una relazione d'ordine totale su Q. Cioè, dalle due frazioni si può sempre dire qual è più grande e qual è più piccola e quando sono uguali. Supponiamo che siano positive per non avere problemi con i segni. Diciamo P, Q, P', Q' maggiore di 3. Quando è che vale questa? Basta fare P, Q' e confrontarlo con P', Q. Se questo è più grande di questo, allora questo grande. Per capirci, 3 settimi e 2 quinti, chi è più grande? Tre per 5 15, 2 per 7 14, è più grande 3 settimi. Vediamo 8 undicesimi, 5 ottavi. Scusate, facciamo 6 ottavi. 66, 64. Facciamo 8 tredicesimi. 3 quattro, no, abbiamo 5 ottavi. Ok, 5 e 13, 65. Però se ve lo dicevo prima di dirvi la regola, secondo me la percentuale di successo sarebbe stata minore. Allora, torniamo qui. Questa è una relazione d'ordine. Questa relazione d'ordine però, oltre ad avere le proprietà di una relazione d'ordine, che ricordate sono 3,
riflessiva, transitiva e antisimmetrica, ha ulteriori due proprietà. Prima proprietà è P è minore di Q se solo se P più R è minore di Q più R, minore o uguale Q più R. Per ogni P ed R appartenenti a Q, vale anche se la facciamo sugli interi, se la facciamo sugli interi va lo stesso. La seconda è che P maggiore o uguale di 0 e Q maggiore o uguale di 0 implica P per Q. Queste sono le due proprietà essenziali che collegano la relazione d'ordine alla struttura algebrica precedente. E se ci fate caso, come le regole di prima sono quelle che voi usavate per sviluppare le equazioni, se ci fate caso, quando sviluppate le equazioni, voi che fate? Prendete, se il denominatore è diverso da 0, lo togliete. Che state facendo? State moltiplicando sinistra e destra per lo stesso numero. Poi, cioè, per il reciproco del denominatore, cioè di uno, insomma, per il denominatore. Oppure se semplificate e così via. Quindi state usando le proprietà che avevamo visto stamattina. Queste invece sono le proprietà che, e solo queste, oltre al fatto di essere una relazione d'ordine totale, servono per fare le disequazioni. E quando faremo C, quando faremo i numeri complessi, vedremo che non saranno ordinabili, cioè non sussisterà nessuna relazione d'ordine che possieda, cioè relazioni d'ordine su C ne trovate quando vi pare, ma delle relazioni d'ordine sui numeri complessi che possiedono queste due proprietà non ci stanno. È il motivo per cui i prezzi non sono espressi in numeri complessi. I prezzi che sono fatti a fare? Sono fatti per poterli confrontare. Cioè, se io voglio metto un prezzo a un bene per poter dire questo costa 3 euro, quell'altro costa 4. Chiaro? Per poter confrontare, diciamo, il valore di cose diverse. Su C vedremo che questo non si potrà fare. Vabbè, ci vediamo tra un'ora.